uomini e donne / Gemma Galgani, l'attesa nasconde un inganno, trono virtù. Uomini e donne, anticipazioni trono vero. Colpo di scena nella nuova registrazione, Gemma Galgani vuole chiudere con Giorgio Manetti, Angelo chiede scusa ad Anna. È una Gemma Galgani riflessiva quella comparsa poco fa sui social per regalare il suo personale buongiorno e suoi fan al pubblico di Uomini e Donne. Il trono over continua a regalare importanti risultati a Canale 5 e al programma condotto da Maria De Filippi e, in gran parte, il merito è proprio di Gemma Galgani, che continua a fare il bello e il cattivo tempo in studio. In particolare, proprio su Facebook, poco fa è tornata più combattente del solito con un chiaro riferimento alla forza delle donne sempre pronte ad andare avanti soprattutto quando la situazione si fa dura. In particolare, la Galgani ha scritto, a volte l'attesa nasconde un inganno, ma sapete cosa devo dirvi che quando attendo di darvi il buongiorno o la buonanotte l'attesa è più dolce di qualsiasi altra sensazione. State lontane dalle fiere della falsità e dell'ipocrisia e voi avete queste caratteristiche ecco perché stiano bene insieme. Vi abbraccio con infinito affetto. Gemma. C'è un chiaro riferimento al programma della De Filippi? Clicca qui per vedere il post su Facebook, e da oppure. Tina Cipollari tronista? La notizia circolava già da qualche giorno, ma ora sembra ufficiale, Tina Cipollari è la prima tronista over di Uomini e Donne. A svelarlo è il vicolo delle news secondo il quale, durante l'ultima registrazione del Trono Classico, oltre ai pretendenti di Sara Fifella e Nilou Faradati e alle corteggiatrici di Mariano Catanzaro e Nicolò Brigante, sono scesi anche i primi corteggiatori di Tina. Tornata single dopo la fine del matrimonio con Chico Nalli, che l'ha resa madre di tre ragazzi, la Cipollari ha accettato di rimettersi in gioco cercando l'amore nel programma, che le ha regalato il successo e la popolarità. Che tipo di uomo, dunque, cerca la Cipollari? Difficile fare un identikit dell'uomo ideale di Tina. I fans di Uomini e Donne, tuttavia, non vedono l'ora di guardare la prima puntata dedicata al trono di Tina Cipollari, sicuri di trovare tra i suoi pretendenti anche Domenico, il cavaliere, che ha un vero debole per lei. Tra i pretendenti della bionda opinionista, tuttavia, ci sarà anche Giorgio Manetti? Quest'ultimo ha sempre dichiarato di provare stima nei confronti di Tina, il loro rapporto resterà così amichevole, aggiornamento di Stella Di Benedetto? Gemma Galgani pronta a chiudere con Giorgio Manetti. Grandi colpi di scena in arrivo nelle prossime puntate del Trono Over di Uomini e Donne. Nonostante non la redazione abbia deciso di non pubblicare più le anticipazioni che, di settimana in settimana, ci svelavano tutte le novità delle registrazioni delle varie puntate, grazie alle persone, che hanno in prima persona assistito a queste, essendo in studio, sul web trapelano alcune indiscrezioni. Le anticipazioni rilasciate dal web ci svelano infatti che Gemma Galgani avrebbe chiesto un nuovo confronto con Giorgio Manetti. Dopo i risvolti delle ultime puntate, che hanno visto il cavaliere dichiarare che tra loro non potrà esserci mai più un sentimento, stavolta è Gemma a voler chiudere questa storia una volta per tutte. La bionda dama, non senza le incursioni di Tina Cipollari, ha deciso di chiarire una volta per tutte le sue opinioni in merito a ciò che è accaduto nelle ultime settimane con Giorgio, e mettere la parola fine. Angelo chiede scusa ad Anna Tedesco. Ma il proposito della Galgani sarà davvero mantenuto? Non è stata l'unica sorpresa della nuova registrazione del Trono Over di Uomini e Donne. Da ciò che trapela dal web scopriamo infatti che Angelo ha chiesto di parlare con Anna e stavolta non per lanciarle nuove accuse, bensì per scusarsi del comportamento avuto nei suoi riguardi in queste settimane. Ricordiamo che proprio Angelo ha parlato di presunta relazione tra Anna e Giorgio, appoggiato da Gianni Sperti, e sempre lui ha dichiarato che la Tedesco avrebbe dubitato di una storia segreta tra Tina Cipollari e lo stesso Manetti.
Le scuse di Angelo sarebbero state seguite anche dalla richiesta ad Anna di riallacciare i rapporti e riaprire una frequentazione, richiesta che la tedesco avrebbe rifiutato.